oggi ti voglio fare sognare. Noi abbiamo atteso questo momento per più di un mese. Abbiamo occupato un vuoto che è stato riempito con un grande sogno, un grande successo di Rai 1. Che è? Scusate, io ancora mi preoccupo, ogni tanto sento questi rumori. Sono i bump, si chiamano così i bump. Io blino, la nostra regista li chiama in un altro modo. Devo mantenere la calma, perché ogni tanto arrivano questi rumori. Mi arriverà un altro. Siamo in un momento di grande spolvero per l'Italia, per il mondo. Siamo negli anni 60. Il fascino. Ma mi ha proprio chiesto espressamente Alberto, no, ci tengo a dirlo perché... Stiamo parlando di una favola dove si intrecciano amori. No, non è questa, avete sbagliato, questa arrivava dopo. È una favola dove si intrecciano amori, tradimenti, insomma, è il paradiso delle signore. È il paradiso delle signore. Avete capito bene, signore e signori? Vogliamo parlare di questa fiction tanto amata, però siccome siamo noi di Vita in Diretta vogliamo sempre un po' mettere il naso in quella che è la vita di tutti i giorni degli italiani, noi siamo andati a cercare proprio le veneri, perché in realtà le protagoniste sono le veneri, cioè le commesse all'interno di questo paradiso delle signore, noi le abbiamo cercate, paradiso delle signore, andiamo un po' di fretta e quindi ho scivolato. Tanto, però per fortuna non ho ancora sbagliato un nome, il che è importante. No, volevo dire, siamo andati a cercare di rintracciare delle commesse vere e proprie degli anni 60. Le abbiamo trovate grazie a Rosanna Cacio, che in questo momento si trova dove? Rosanna, eccole! Esattamente, nel cuore della Valpolicella, il paradiso delle signore è qui. Ne abbiamo 13, attenzione, veramente delle signore meravigliose. Vicino a me vi presento subito la signora Maria, perché adesso, una volta... si vergognava di dire un po' l'età, ma 94 anni, signori. Maria, come fai ad avere 94 anni? Così splendida. Fortuna anche. Fortuna, penso. Un po' di volontà e tanta fortuna. Tra l'altro, la signora Maria non soltanto è una ex commessa, ovviamente adesso in pensione, ma tuttora costruisce i propri abiti per sé. Sì, questo. Quindi la manualità non ha perso nulla. No. Maria! Quanto è cambiato il lavoro di commessa? Quello è cambiato. Maria, le possiamo dire che i suoi anni se li porta proprio bene, 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 94 anni, congratulazioni Maria. Ci dice Lorella, mi sta dicendo Lorella, che non può sentirti Lorella perché non ha l'auricolare, quindi riporto che ti porti veramente molto bene questi 94 anni. Solarissima, tra l'altro gioca a tennis due volte a settimana. Ecco, appunto, dovremmo farlo anch'io, certo. Ci ricolleghiamo fra pochissimo con te, Rosanna, rimanete lì con noi. E adesso ripercorriamo questa magia del paradiso, non c'è il Dean questa volta, questi anni 60, i tradimenti, questi intrighi che fanno sognare il pubblico a casa, vediamo con la nostra Veronica Gatto. Il paradiso delle signore racconta le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano che va dagli anni 50 ai 60. Arrossisco, ma non so perché. Tra i protagonisti troviamo Vittorio Conti, un uomo di successo alla guida del grande magazzino. Al suo fianco la bella moglie Marta Guarnieri, donna matura che sa far valere le proprie idee. Il paradiso è qua. Al paradiso lavorano soprattutto donne, belle, giovani, affabili, sorridenti, invidiate dalle altre e ammirate dagli uomini. Per loro l'impiego come commesse è una conquista, le cosiddette veneri. Carina! Il paradiso delle signore ci appassiona così tanto perché ci fa rivivere un mondo fatto di sogni e speranze, quello degli anni 60, il periodo del boom economico dove fa da protagonista l'emancipazione femminile e le giovani ragazze finalmente possono realizzare il sogno di avere un posto di lavoro e riuscire con le proprie forze ad affermarsi e magari attrarre anche l'attenzione dei rampolli dell'alta società. Carina. Sono diverse le famiglie protagoniste attraverso le quali si intreccia la trama del racconto, come quella dei ricchi e spietati Guarnieri, pronti a tutto pur di accrescere e mantenere il proprio status sociale. Per
perché carina. La famiglia degli Amato, originari del sud, giunti a Milano con la speranza di crearsi un futuro migliore. Poi c'è la famiglia dei Cattaneo, che rappresenta il sogno medio borghese di quegli anni ruggenti. Una casa di proprietà, dei figli che studiano e magari si laureano, e una serena pensione. Insieme a loro, tantissimi altri personaggi rendono intrigato il racconto del grande magazzino, che ogni giorno ci fa rivivere una favola fatta di amori, conflitti, speranze, ma soprattutto ci ricorda che davvero i sogni possano un giorno diventare realtà. Io so che rosso è l'amore. Ed è un sogno che diventa realtà. Qui abbiamo la famiglia Cattaneo, Giorgio Lupano, Marta Richelli, Alessandro Pella. Come va? Ben arrivati. Ciao, ciao. Grazie. Dovete grazie. Sapere che qui in prima fila ci sono tre signore, Marcella, Laura e Alessandra, che sono venute apposta perché sapevano che c'eravate voi, quindi pensate un po', grazie. Mi seguono sempre. Fantastico. Allora, tra poco poi con Lorella entreremo di più nel, diciamo, la cornice, però sono gli anni 60 in cui voi avete questi intrighi in questo grande magazzino, tu fai il ragioniere, tua moglie e il figlio l'avete mandato via si perché sa. Non studia, ecco, ma quanto sono attuali secondo voi i temi che trattate, naturalmente riportati all'epoca d'oggi, che è un'altra epoca rispetto agli anni 60? Beh, ci sono delle aderenze sicuramente, anche se appunto noi raccontiamo gli anni del boom economico, quindi anni in cui c'era un grande ottimismo, una grande voglia di fare, anche una grande possibilità di realizzare cose. Quindi per certe cose, insomma, ci sono delle differenze. Ad esempio anche nella forma, l'educazione che i nostri personaggi hanno, il modo di parlare, di relazionarsi, di esprimersi, è un'educazione che un po' questa si è perduta. Si è perduta. È un momento molto importante, i cui sviluppi vediamo oggi. È un momento in cui le donne iniziano ad emanciparsi, a voler essere padrone del loro destino, a voler essere più libere, si ribellano a un destino segnato che le vede come mogli e come madri e vogliono incidere nella società. Nella società. E poi c'è un figlio che adesso questo non potrebbe più accadere, dico io per fortuna, che siccome non studia va a fare il militare. Sì. È un figlio che ha dovuto fare i conti poi col destino, perché per tutta la prima stagione il personaggio di Federico, che interpreto io, si è trovato appunto a dover combattere con quello che la sua famiglia voleva per lui e quello che lui voleva veramente. Perché una volta forse non era come oggi, dove appunto i ragazzi hanno molte possibilità di scegliere. All'epoca quindi il militare era obbligatorio. Esatto. Me lo ricordo bene io, perché all'epoca mia c'era il militare. Allora, qui è la finzione del nostro amato paradiso, ma nella realtà tutti i giorni noi abbiamo a che fare con queste persone, devo dire straordinarie, nella maggior parte dei casi molto pazienti, che sono i commessi, quelli veri. E noi abbiamo adesso con la nostra Raffaella Longobardi da Verona il commesso migliore o la migliore commessa d'Italia. Raffaella, raccontaci, siamo da te. Eccoci, ciao, buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti dalla meravigliosa Verona, alle mie spalle l'arena, e caro Alberto, io qui ho la crème della crème dei commessi, grazie all'Arena di Verona. Sono due anni che c'è una gara per trovare il commesso o la commessa più brava d'Italia. Luca Mazzara, questa gara ha avuto un successo clamoroso. Sì, non ce lo aspettavamo, il nostro gruppo editoriale appunto ha deciso di premiare i commessi perché è uno dei lavori comunque più conosciuti, più belli. Bisogna votare proprio il commesso preferito, si ritagliano i coupon sul giornale e poi si inviano, si scrive il nome e è davvero venuto fuori di tutto. Vuoi conoscere il commesso che ha vinto l'anno scorso? Non aspettiamo altro, Raffaella, faccelo conoscere. Lo so. Ecco. Alberto, quanti anni hai? 28. 28 anni. Lavori dove? Lavoro in un negozio di scarpe, giacche, qua vicino. Qual è la cosa più bella del tuo lavoro? Sicuramente il rapporto con i clienti, ma anche con i colleghi, con i quali mi trovo molto bene. Senti, ma la gente ancora spende nei negozi? E spende, però ogni tanto tiene il portafoglio in tasca, quello sì. Ecco, hai sentito che ha detto Alberto? Allora, un'altra commessa molto carina, Fashion Victim. Sono peggio gli uomini o peggio le donne?
Ma devo dire che l'uomo a volte, ecco, qua, capito? È perché, in negozio ma molto indeciso, non è vero, sa, manco a volte la taglia che indossa. Perché non sono, è vero, indecisi, ah, vabbè, sono indecisi, non sanno neanche che taglia hanno. Vabbè, esatto, lì si chiama, sì, ho capito, però le signore io le vedo nei negozi ore e ore a provare centinaia di abiti, ma cosa raccontate, no, ragazzi? No, no, ma che dici? Ma che dici? Raffaella, non allora, mi dire che Stefano, tu sei una... Paolo. Scusami Raffaella, voglio sapere ciao da te. Perché tu quando vai a fare shopping, dimmi, al primo sì colpo decidi, non credo proprio, mia cara Raffaella. Io guarda, entro, sono un carro armato, voglio questo, zac, e riesco. Zac, va allora, bene. Paolo, sentiamo cosa rispondi a Matano, che dice che gli uomini sono molto più... decisi. Sanno quello che vogliono, è vero o no? Però di la verità, eh. Allora, non me ne vogliono le mie clienti donne, però l'uomo lo trovo sì un attimino più deciso. Ma stai scherzando? Vai vabbè, via, diciamolo, via, diciamolo! Sto scherzando. Meglio gli uomini o le donne? Chi spende di più? Oddio, dipende, perché in un supermercato sono un po' tutti e due, insomma. Ah, tu sei con me se non supermercato. Esatto, sì. Quindi il mangiare va sempre, diciamo. Eh beh. Esatto, sì. Il mangiare va sempre. Chi è più educato, l'uomo o la donna? Ecco. Più sensibile, più a sentiamo modo? Sentiamo, l'ultima. La donna, perché ha più sensibilità. La donna! Va bene. Brava. Sicuramente, e spende molto di più. Senti, ecco, e spende molto di più, Raffaella, questo diciamolo. Come la commessa. Diciamo che la donna è più sensibile. Cuore, soprattutto chi te l'ha insegnato. Io devo ringraziare una persona che è Augusta per me. E quando una persona ti insegna bene il tuo lavoro, tu dopo lo esterni agli altri. Grazie. Dicevi, Alberto, è così. Grazie Raffaella. Naturalmente restate lì perché tra poco li vedete la famiglia Cattaneo qui con noi. Vi racconteremo tra pochissimo tutto quello che accadrà nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Restate lì, torniamo veramente tra pochi minuti. Vita ce n'è, vita ce n'è. Bentornati a Vita in Diretta, io sono qui in compagnia della famiglia Cattaneo, fra poco vi vedremo in azione, siamo andati proprio a sbirciare a casa vostra e poi mi raccomando datemi delle anticipazioni perché sennò Matano mi mette nei guai, soprattutto con tutto il pubblico che segue il Paradiso delle Signore. Però io prima di tutto vorrei riaprire il collegamento con Rosanna Cacio, che è con delle commesse storiche degli anni 60. Rosanna? È vero Lorella, e tanto è cambiato da quegli anni adesso, ma per esempio per raccontarci proprio il plot del Paradiso delle Signore, nel Paradiso delle Signore esiste il magazziniere che è certo una figura importante, e noi ce l'abbiamo, un magazziniere che ha conquistato una commessa, vero? Sì, sì, è vero, è vero. E com'è lavorare con la propria moglie? Diciamocelo. Beh, un attimino di difficoltà, però sì, si può lavorare assieme. Ma quelle ci sono sempre. Ci sono questi amori, diciamo, sì. Dico, quelle ci sono sempre, Rosanna. Però è vero, è vero. Beato sì, fra sì, le donne, sì, direi. Ci sono sempre, però. C'erano allora e ci sono ancora, credo. Assolutamente, però è incredibile come il magazziniere con la commessa, proprio esattamente come il Paradiso della Signora. Cioè, è una roba un po' particolare, senti, se Rosanna, vogliamo. Ma io posso sapere. Ma quello sapere che mi ha colpito moltissimo. Novella? Sì. Posso sapere da novella, no? Che so che segue insomma il Paradiso delle Signore, quanto si ritrova, essendo lei un'ex commessa, nelle venere del Paradiso? Io ho fatto, diciamo, la commessa e poi sono andata e mi ritrovo nel ragionier Cattaneo. Come sarebbe? Perché sei una ragioniera. Perché cosa ha fatto? Poi è diventata ragioniera? E quindi si sente un po' ragioniera. Sì, ho fatto l'amministrazione poi, sono partita come allora, commessa, sì. Avevo 16 anni, quindi ho fatto 42 anni. Pazzesco. Proprio da vicino a tutti. Beh, devo dire, insomma, anzi all'epoca, pensando agli anni 60, ha fatto una bella carriera. Allora, Novella, aspettateli un attimo, perché abbiamo detto, abbiamo promesso di sbirciare un po' in casa vostra, e però poi mi raccomando, preparatevi, perché io devo assolutamente dire qualcosa di quello che vedremo nelle prossime settimane. Intanto vediamo insieme queste immagini. Posso avere ancora un po' di caffè, per favore? Sì. Ho sentito che tu e Margherita avete fatto lunghe chiacchierate stanotte.
Tesoro, non c'è bisogno che ti dica quanto noi siamo contenti di avervi qua in casa con noi. Lo so, papà. Il nostro aiuto con Margherita è fondamentale, però come ti ho detto... Una coppia di giovani sposi ha bisogno della sua intimità. Esatto. Potreste cercare un appartamento qui vicino al nostro? Mm-hmm. L'importante è che tu stia bene. Mm-hmm. E che noi possiamo vedere Margherita tutti i giorni. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La signorina finalmente dorme. Insomma, Giorgio, un rapporto un po' complicato. Noi siamo con questa una famiglia abbastanza destrutturata, eh? Siamo una famiglia... Nella scorsa stagione è successo un po' di tutto. La nostra figlia Nicoletta, abbiamo visto in queste immagini, ha avuto un bambino fuori dal matrimonio, erano gli anni 60, era un problema. Ha sposato un uomo che non è il papà di sua figlia. Nostro figlio ci raccontava di essere un laureando, invece non faceva nulla, l'abbiamo scoperto a un certo punto, è partito militare. Abbiamo dei problemi di coppia, possiamo dirlo. La perché... signora Cattaneo era molto provata. Era molto provata. Anche perché forse è pure un po' gelosa, perché mi pare, insomma, che sì, c'è stato lui un abbia anche qualche, come dire, sì, qualche passione nascosta, forse, vero? Questo... Non è tanto nascosta, è molto palese, cioè proprio evidente. Insomma, questo paradiso, questo paradiso ti appassiona molto, diciamo, appassiona. Soprattutto le Veneri. Soprattutto una, la capo commessa dell'anno scorso. Salutiamo Enrica Pintore. Però io vorrei sapere una cosa. Al ritorno dal militare. Sì. Si può anticipare qualcosa del tuo personaggio? Abbiamo una penale. No, io no, non vorrei, per carità, adesso può, non no, vorrei si farvi... Si può anticipare qualcosa. Federico sarà costretto a tornare. Non vi dico perché, per come, ma il suo rapporto col mondo cambierà e il tempo avrà portato grossi cambiamenti. Sia nella sfera familiare, sia nella sfera forse... Tutto e niente, mettiamo questo il punto interrogativo enorme. Ma anche con personaggi che apparentemente nella prima stagione non c'entravano niente con lui. Posso dire questo, ci saranno dei personaggi nuovi, quindi nuovi ambienti e nuove linee. Però possiamo dire che in questa seconda stagione noi faremo molti conti col passato, non quello che è successo l'anno scorso, proprio col passato dei nostri personaggi. Dove tutto è cominciato, diciamo, noi per tornare... pensiamo, siamo sicuri di conoscerli veramente? Sappiamo tutto di Silvia Cattaneo, ad esempio? Vabbè, insomma, bisogna seguire tutti i giorni, alle 15.40, da lunedì al venerdì, Il Paradiso. Rosanna! Quello che ho imparato veramente, Lorella, da queste meravigliose ex commesse è che prima si diceva una frase classica, vero? Qual era? Non ha bisogno di aiuto, ma... Ma le posso essere utile? E adesso invece sbagliano tutti. Perché? Dicono ciao, hai bisogno? E non si dice, non si può dire, perché bisogna avere sempre un attimo, no? E stare un pochino indietro, vero? Certo, certo, non bisogna intanto dare del tuo, assolutamente. Una volta c'erano scarpe col tacco e calzi obbligatori anche d'estate. Anche d'estate, e sempre con la divisa, messi proprio in ordine, e altrimenti ti mandavano a casa, proprio. Addirittura, Novella, ovviamente, un tempo lavoravi? Le commesse sapevano esattamente se c'era la seta piuttosto che l'icra. Allora io, quel periodo che ho fatto da commessa, ero all'uomo. Ah, preferivi oppure ti avevano messo proprio lì? Si no, poteva no, mi avevano messo proprio all'uomo, ma no, assolutamente. Ti mettevano all'uomo, ma solo all'abbigliamento, diciamo. Le confezioni era solo da uomo, c'erano solo maschi. Novella, ma quanto costava una camicia all'epoca da uomo? Allora... A parte che c'erano bianche e azzurre le camicie. Vabbè, poi c'erano quelli interi tal. Beh, adesso c'erano anche le fantasie. E poi costavano dalle 2.500 lire, quelli interi tal, andare alle 4.000-4.500, il popeling o quelle tessuti belli un po' lavorati. Ma te lo ricordi il primo stipendio che hai preso, Novella? 19.500 lire da apprendista nel 1965. E ti ricordi con quello stipendio che cosa riuscivi a fare? Devi pensare che la prima volta che ho preso lo stipendio ho preso 5.000 lire e ho acquistato un maglioncino, quelli col pelo, sai, di mohair. Come no? Che costava tantissimo, e un altro maglioncino giallo. Una cosa improponibile oggi.
Vabbè, però diciamo che non è cambiato molto, nel senso che di solito le donne quando hanno no, gli stipendi, almeno i primi stipendi, cercano di comprarsi delle cose di abbigliamento, perché se possono, insomma, noi donne ci teniamo e quindi sì, solitamente lo facciamo, è così, no? E certo, si è trattata bene la signora, ha fatto bene, brava. Comunque racconta veramente uno spaccato della nostra Italia che è meraviglioso. Rosanna, facci conoscere ancora qualcuno, abbiamo forse ancora qualche minuto. Assolutamente, passo di qua. Come andiamo? Bene. Mi raccontava anche emozionata dei modi di fare, vero? Nei confronti della persona da servire, in qualche modo. È completamente cambiato tutto adesso. Assolutamente. Il cliente per noi era importantissimo. Dovevamo dare del lei e curarlo, seguirlo, chiedergli appunto... Grazie, Rosanna. Ti ringrazio veramente. Grazie a voi, Sono tante. Grazie mille. Saluto tutti quanti i tuoi ospiti. Devo passare la linea ad Alberto, naturalmente, insomma, appuntamento con il Paradiso delle Signore tutti i giorni su Rai 1. Alberto.